Allora, giusto per ricapitolare, abbiamo costruito questo diagramma di casi d'uso a livello di user goals che riassume i casi d'uso a livello di user goal che sono in un determinato ambito. L'ambito gestire i biglietti, che corrisponde a un caso d'uso a livello summary. Quindi poi dovremo costruire un altro diagramma di casi d'uso a livello user goal che espliciti i casi d'uso a livello user goal corrispondenti al summary gestire i pagamenti e idem per quanto riguarda l'utilizzo dei biglietti. Quindi forniamo maggiori dettagli. Ovviamente ciò che faccio a livello user goal è un dettaglio maggiore rispetto a quanto specifico a livello summary. Gli attori che potrò usare a livello user goal sono solamente gli attori che ho specificato a livello summary, non è che me ne invento altri, se no ho sbagliato. Dove finisce il summary, dove comincia l'user goal? Beh, dipende un po' dalla numerosità. Se mi accorgo, come magari potrebbe essere in questo caso qua dell'utilizzo dei biglietti, che a livello user goal di questo summary ho solo un caso, cioè se quando costruirò i casi d'uso a livello user goal relativi a questo summary avrò solamente un caso che sarà timbra biglietto, allora effettivamente metto un po' in dubbio il fatto che questo sia un summary. Quando un summary ha dentro un solo user goal, dice ma allora non eri un summary tu. Non aveva senso fare un summary, no? Era semplicemente quel caso d'uso, punto e basta. No? Quindi un summary ha senso quando raggruppa un certo numero di casi d'uso correlati tra loro dal punto di vista funzionale e che condividono essenzialmente gli stessi attori. Ok, ma non lo finiamo oggi, quindi la gestione dei pagamenti magari provate a farla voi e la vediamo insieme una delle prossime volte. L'utilizzo dei biglietti è troppo facile, quindi non ci spendiamo tempo. E invece andiamo a vedere, soprattutto a livello user goal, come descrivere e mettere il biglietto, oppure attivare il biglietto. Ok, io so che questo caso d'uso rappresenta il rivenditore che interagisce col sistema per attivare il biglietto. Questa è la frase che ci eravamo scritti quando abbiamo definito cos'era un caso d'uso. Cosa vuol dire? Cosa comporta attivare il biglietto? Come te lo spiego? Come lo descrivo? Allora, se voglio descriverlo, ho due possibilità. Una è quella di fare un brief, quindi una tabellina in cui c'è scritto attivare il biglietto da parte di rivenditore corrisponde a, e lo scriviamo in due frasi. Possiamo anche scriverlo. Significa, ad esempio, scegliere il numero di corsi da attivare e devo indicare che cosa, quale biglietto voglio attivare e quante corse, ok? Quindi come faccio a indicare il biglietto? Beh, avrà un codice il biglietto. Il codice cosa faccio? Lo digito io, lo devo inserire, oppure ho una macchinetta in cui infilo il biglietto e il codice se lo legge da sola? Beh, probabilmente la seconda. Ragiono su quali sono le interazioni tra l'utente e il sistema per portare a termine quello scopo. Quindi il sistema dovrà in qualche modo leggere il biglietto, mentre il numero di corso lo scelgo io da un'interfaccia, da una tendina, da una videata, da un bottone da qualche parte. E poi il sistema magari mi deve aiutare a stampare uno scontrino, a portare in mano l'utente, a dirmi quanto costa, cose di questo genere. Però questo lo posso scrivere in tre frasi. L'utente potrà attivare, il rivenditore potrà attivare un biglietto inserendolo nell'apposita macchinetta specificando il numero di corse. A quel punto il sistema potrà a questo punto, diciamo così, confermare il prezzo e stampare uno scontrino, una ricevuta. Tre righe. Questa potrebbe essere una descrizione a livello brief di questo caso. Se vogliamo di più, se abbiamo bisogno di più, cioè scelgo prima il numero di corse o inserisco prima il biglietto? Me lo sputa subito o me lo sputa dopo? Allora è chiaro che
non ha senso appesantire con troppe spiegazioni una descrizione brief come che abbiamo fatto prima, come quella che abbiamo fatto prima. No, perché si va a complicare poi le varie sezioni, cosa capita se il biglietto si inceppa e se il biglietto non è leggibile, no? E se dopo che è emesso lo devo annullare perché mi sono sbagliato, e se allora un brief va bene finché è brief, finché è corto, conciso e dà l'idea dello scopo di questo caso 2. Poi però per avere dettagli ho bisogno di uno strumento che mi permette di scrivere questi dettagli senza ingarbugliare la descrizione, e a questo servono quelle che noi chiamiamo le narrative del caso d'uso, cioè una descrizione di dettaglio dello svolgimento del caso d'uso. Perché finora ci siamo concentrati su due ingredienti dei casi d'uso, tra i vari ingredienti che abbiamo visto prima. Il primo ingrediente era chi è l'attore, il secondo era qual è lo scopo. Ma c'era poi un terzo ingrediente che era altrettanto importante, cioè qual è l'interazione, come interagiscono utente e sistema e quali informazioni si scambiano. Questo finora non l'abbiamo detto. Nel diagramma di caso d'uso non c'è. C'è l'informazione che quell'utente interagisce con quel caso d'uso, ma poi quali informazioni si scambiano. Ecco, nello spiegare il brief, nella fase che ho appena fatto, abbiamo tirato fuori un po' di informazioni. Il codice del biglietto, il numero di corse, ho informazioni che mi sono ben guardato dall'essere sicuro che fossero nel modello concettuale, perché utente e sistema si scambiano informazioni solo se quelle informazioni sono rappresentate dal sistema, se no sempre per principi di coerenza. Allora, il modo in cui poter descrivere con maggiore dettaglio le interazioni tra utente e sistema non esiste uno standard, no? Lo standard dei diagrammi UML dei casi d'uso si ferma lì. Allora noi abbiamo scelto di utilizzare una proposta di rappresentazione dei casi d'uso a livello narrativo usando un formalismo, un template, un modello, uno schema, una tabella, no? Uno scheletro che era stato proposto qualche anno fa da ricercatori del PFL dell'Università, del Politecnico di Losanna praticamente. Questi qui avevano fatto degli articoli in cui avevano proposto, lì ci sono i link, l'utilizzo, la descrizione, il dettaglio dei casi d'uso usando un certo formalismo che noi abbiamo praticamente importato in toto, diciamo, usiamo quello, non stiamo a inventarci un altro, dove l'idea è quella di avere un elenco, non tabelle o cose complicate, ma un elenco di una serie di punti in cui si riassume con un elenco numerato quali sono tutti gli scambi di informazione che avvengono tra utente e sistema. E per ciascun punto si valutano quali sono le possibili deviazioni, variazioni, estensioni, eccezioni, anomalie, errori, eccetera, eccetera, che possono venire a quel punto. Quindi avrò il sistema che è descritto come punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, e ciascun punto è relativo a una interazione tra utente e sistema. O è un'interazione dall'utente verso il sistema, o è un'interazione dal sistema verso l'utente. Cioè, o l'utente fornisce dati al sistema, come inserendoli, schiacciando bottoni, spostando le vette, facendo rumori, dando calci, non lo so, oppure sono informazioni che il sistema fornisce all'utente, facendo suoni, accendendo luci, mostrando scritte o altre cose. Questo è ciò che può succedere. Interagire significa scambiarsi informazioni, in un determinato ordine. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 saranno i passi in cui si scambiano informazioni, e ciascun passo potranno esserci delle eccezioni, che qua chiamiamo estensioni. E allora queste estensioni al passo 1 le chiameremo passo 1A, 1B, 1C, 1D. Poi ci sarà il passo 2 che è il passo normale e le sue
estensioni, quindi modi diversi di fare il passo 2, li chiameremo 2A, 2B, 2C, 2D e così via. Ci daremo uno schema di questo genere, adesso entriamo maggiormente in dettaglio. Allora, il nucleo principale sarà questo elenco puntato, però un caso d'uso per poter essere compreso ha anche bisogno di altre informazioni, alcune obbligatorie, altre facoltative. Quelle facoltative sono indicate qua con un asterisco, saranno, non in questa slide, sono tutte obbligatorie queste tre. Allora, due importanti sono il caso d'uso, cioè il nome e il livello, che sono riprese dal diagramma. Quindi io sto cercando di immaginarmi, pensate di prendere una pagina vuota di testo e cominciare a dire: io voglio descrivere questo caso d'uso attivare biglietto. Quindi comincerò a scrivere, dove è andato Word qua, use case, che vuoi, due punti, attivare biglietto. Il livello, a livello di user call. Quindi due informazioni sono il caso d'uso e il livello, che riprendiamo e si collegano al diagramma del caso d'uso. Quindi sto dicendo, sto spiegando quello. Scope è l'ambito, è l'ambito, il sottosistema in cui sto lavorando. Allora qui posso indicare, nel caso in cui sistema, nel caso stiamo pensando magari a più sistemi diversi, indico quale sistema diverso. Nel caso in cui eventualmente questo è un caso user goal ma fa parte di un summary, posso anche indicare il summary. Questo è già un sistema che è composto di due parti: il sistema informativo centrale principale e le macchinette a bordo degli autobus. Quindi in questo caso l'ambito di questo caso d'uso è quello del sistema informativo, quindi il sistema centrale, e poi posso anche indicare eventualmente il summary, che era, si chiamava gestione dei biglietti. Cioè il mondo in cui vive questo caso d'uso. Non abbiamo una forma rigida di descrivere questo. Ci permette però di capire questo caso d'uso dentro il sistema dove è infilato, visto che poi stiamo costruendo una scheda, una paginetta separata per ogni caso d'uso. Queste paginette in qualche modo devono riferirsi, no, da sole leggendolo devo capire dove è collocato, mentre nella parte grafica ho le frecce che me lo dicono, qui devo spiegarlo a livello testuale. Quindi queste sono le coordinate principali: come mi chiamo, dove vivo e a che livello sono. Poi le altre due informazioni chiave sono l'attore primario, questa è facile, il primary actor di attivare biglietto è rivenditore. O fino a qua non abbiamo aggiunto nulla rispetto a quello che c'era già scritto nel diagramma di casi d'uso. Il titolo, il livello, l'abbiamo preso da là. Poi c'è una frase strana. È uguale. Qui non abbiamo sintassi che ci controlla. Però è sempre l'attore rivenditore, non è mai l'informazione rivenditore. Poi abbiamo una frase strana. Intention in context. Cioè l'intenzione che l'attore primario ha nell'attivare, nell'iniziare questo caso d'uso. Lo scopo per cui lo fa. Perché vuole farlo? Che cosa vuole ottenere? Qual è la sua intenzione? E qual è il contesto in cui lo svolge? Questa è forse l'informazione più importante.
Quindi la possiamo scrivere intention in context. Io tendo a usare queste etichette, scope, primary actor, eccetera, in inglese senza tradurle, perché poi alla fine sono dei nomi che ci ritroviamo. Poi la spiegazione la scriviamo in italiano, non andiamo a complicarci la vita. Se uno le vuole tradurre in italiano, scrive intenzione nel contesto, va bene lo stesso. L'intention in context è qual è lo... Quindi stiamo parlando dell'attivazione del biglietto. Quindi il rivenditore, l'intenzione di chi? Dell'attore primario. Stiamo dicendo, l'attore primario è il rivenditore, ok? Perché il rivenditore vuole attivare il biglietto? Quando è che gli salta in mente di voler attivare un biglietto? Allora, il rivenditore, quasi sempre questa frase inizierà con il come soggetto l'attore primario, perché è lui che vuole. Il rivenditore vuole caricare un certo numero di corse su un biglietto nuovo. Questo è ciò che lui vuole fare. Il contesto in cui lo fa è per poterlo vendere. Presumibilmente. Allora, il fatto che lo faccia per venderlo non glielo devo dire alla macchinetta, non glielo devo dire al sistema informativo, non gli interessa. Io potrei attivarlo perché mi piace, mi diverto tantissimo, oppure voglio sprecare dei soldi, so che la GTT è in crisi e quindi carico delle corse, dei biglietti che poi butterò via, ma a fine mese dovrò pagare. Se sono malato il sistema informativo non ha colpe. Quindi qua ci sono due informazioni in questa frasetta. L'intenzione, cioè il punto d'arrivo, e il contesto, che torna indietro di mezzo passo e dire sì, ma questo qui lo fai, ma perché? Cosa stai facendo? Qual è il contesto leggermente più ampio in cui lo stai facendo? Beh, per vendere allora devo attivarlo prima. Ma questo non fa parte ovviamente dell'obiettivo. Che poi io lo venda o no, prescinde dall'operazione di attivazione, no? Perché questo qua si parla dell'intenzione e del contesto nel quale questa intenzione si esprime. Poi abbiamo una serie di 1, 2, 3, 4, 5 campi opzionali, che possono esserci o no a seconda dei casi. Ad esempio, stakeholder interest. Stakeholder interest sono, lo dice la parola, gli interessi che gli stakeholder hanno in questo caso 2. Chi sono gli stakeholder e perché dovrebbero essere contenti, felici, interessati al fatto che questo caso d'uso vada a buon fine. Venga eseguito tante volte e tutte le volte con successo. Quindi qua stakeholder. Chi sono gli stakeholder qua? Beh, sicuramente sono tre, direi. L'utente per avere il biglietto, l'azienda per vendere tanti biglietti e il rivenditore anche per vendere tanti biglietti. In questo caso. Quindi possiamo dire che gli stakeholder sono l'utente per viaggiare, per poter viaggiare, di avere il biglietto per poter viaggiare, rivenditore per vendere biglietti e azienda per vendere biglietti. In questo caso gli stakeholder corrispondono agli utenti, non è detto. Ad esempio nel caso d'uso timbra e biglietto, il rivenditore
non è tra gli stakeholder. Cioè lui una volta che l'ha venduto il biglietto, non interessa se tu lo timbri davvero o no, o lo butti via o lo perdi. In quel caso d'uso il rivenditore non entrerebbe più in gioco. Quindi sono tutte persone, potrebbero anche eventualmente esserci degli stakeholder che non sono neppure utenti del sistema. In questo caso non me ne vengono in mente. Sono tutte persone che nel caso in cui questo caso d'uso dovesse fallire, dovesse andare a buon fine, per qualche motivo gli dispiace. Poi ci sono quattro campi che scrivo tutti insieme, così li ragioniamo insieme. Precondition, poi lo chiamava minimum guarantees, e success guarantees, e infine trigger, che è un po' a parte. Allora, che cosa rappresentano questi campi? Come dicevo, sono sempre opzionali. La precondizione elenca delle condizioni, dei fatti, delle situazioni, dei dati che devono essere veri, validi, prima di poter cominciare questo caso d'uso. Se queste precondizioni non sono verificate, il caso d'uso non può partire. Ad esempio, se il rivenditore non ha più biglietti vergini da attivare, questo non lo può fare. Se non ho un biglietto da attivare, non posso fare il caso d'uso attivare biglietto, non posso neanche iniziare, non posso iniziare, metto il biglietto dentro, ma non ce l'ho il biglietto. Quindi il sistema non mi dovrebbe neppure lasciare scegliere quella voce, non ha senso iniziare, e il sistema un sistema fatto bene mi dovrebbe bloccare prima di iniziare. La voce per attivare biglietti dovrebbe essere grigia, non premibile, non attivabile, non utilizzabile, no? Quindi ci sono delle condizioni a monte, in questo caso non me ne vengono in mente altre, oltre al fatto che il rivenditore potrebbe non avere il biglietto da attivare. In altri casi, dici, magari quel servizio è attivo dalle 8 alle 20, e se sono le 20:01 minuti, non sono nelle condizioni di poterlo fare. C'è una precondizione, un prerequisito, non è soddisfatto. Quindi in qualche modo, diciamo così, il rivenditore ha un biglietto non ancora attivato. Almeno uno, vabbè, uno. Le precondizioni che elenco qua sono dei cartelli sulla porta d'ingresso del caso d'uso. Ci dicono due cose: ci dicono che se queste condizioni non sono verificate, tu non entri. Ma la seconda cosa che mi dicono è che una volta che sei entrato, sei sicuro che quelle condizioni fossero vere. Che è la stessa cosa dal punto di vista logico, ma praticamente ci dice che da qui in avanti possiamo dare per scontato, senza più controllarlo, senza più verificarlo, che queste condizioni fossero vere, siano vere. E quindi nello sviluppo del caso d'uso non dovremmo mai, in questo caso, controllare che il biglietto ci sia o no, perché questa è una precondizione, un assunto, diventa quasi un assioma qua al nostro interno, no? La condizione è che nel momento in cui sono entrato so che è vera, perché se non fosse stata vera non sarei potuto entrare, il sistema mi avrebbe bloccato prima. Ad esempio, tra le precondizioni ci sarà praticamente sempre che il rivenditore ha fatto login.
cioè che l'attore primario che deve usare il sistema sia stato autenticato dal sistema stesso. Quindi vuol dire che all'interno del cavo d'uso do per scontato che lui sia autenticato e quindi spiego solamente più cosa deve fare. Cioè il cavo d'uso non inizia ogni volta dall'home page, collegati, metti la password, registrati, se no, cioè ogni cavo d'uso dovrebbe partire da lì. Lo mettiamo come precondizione che ci dice da dove sei passato. Da lì, dal login, devi essere passato, quindi adesso puoi fare questo solamente se sei autenticato. Attivare biglietto. Attivare biglietto è questo caso d'uso, forse non l'ho detto prima, anzi di sicuro non l'ho detto prima, i casi d'uso che elenco qua sono disordinati, non hanno un ordine specifico. Non c'è scritto che devo fare prima questo e poi l'altro. L'ordine, i vincoli me li danno i processi. Allora, ad esempio, io sto parlando di un caso d'uso che sta all'interno di questa azione. Il rivenditore attiva il biglietto. In qualche modo, questo caso d'uso lo posso raggiungere solo se ho fatto quest'altro prima. Che è un po' quello che ho già scritto, cioè devo avere il biglietto, no? Quindi l'agenzia deve averlo attivato e deve averlo mandato. Le precondizioni, quindi sono condizioni che deve avere l'utente o che deve avere il sistema affinché abbia senso intraprendere questo caso d'uso. Ok? Tutte le situazioni bloccanti, altrimenti non si può fare. Se non hai biglietti non lo puoi fare, se non sei nell'ora giusta non lo puoi fare, se non hai fatto il login non lo puoi fare, eccetera. A casa nostra, per convenzione nostra interna, intendiamo sempre sottintesi due precondizioni, che quindi non è il caso di scrivere ogni volta, sappiamo che ci sono. Il login dell'utente e l'azione precedente del processo. Se questo caso d'uso è dentro un'azione di un processo che dipende da un'azione precedente con una freccia sequenziale, di conseguenza questa azione non si può fare se non è stata completata quella precedente. Quindi di fatto il completamento dell'azione precedente è una precondizione per l'esecuzione di questa azione qua. L'ho già scritto nel processo. Dovrei ripeterlo qui. Così come il fatto che l'attore sia riconosciuto dal sistema, eccetera, è sempre una precondizione per poterlo. Ma se vogliamo, nel momento stesso in cui dico che l'attore è un rivenditore, vuol dire che l'utente l'ha riconosciuto come rivenditore. Allora, questi due tipi di precondizioni li possiamo lasciare sottintesi. Le altre invece le specifichiamo. Ci fossero altri tipi di precondizioni che non ricadono in queste due categorie. Qualcosa che deriva dal processo, dalle frecce del processo, o qualcosa che derivi dall'autenticazione, login, riconoscimento degli utenti. Per ragioni di brevità, essenzialmente. Per non stare a scrivere cose scontate, banali. Abbiamo a cuore il tempo che spendete a scrivere e la quantità di cose che voi scrivete e che quindi noi dobbiamo leggere. Quindi le cose banali o che sono semplicemente ricopiature di cose esistenti, cerchiamo di evitarvele, almeno durante il corso. Nel corso, non nel mondo. Cioè, queste ci saranno sempre e non le indichiamo, però l'ho scritto nel posto sbagliato qua. Ok? Queste sono condizioni che noi verifichiamo prima di iniziare il caso d'uso e devono essere vere, se no il caso d'uso non inizia nemmeno. Le due voci successive invece, le garanzie, sono condizioni che noi verifichiamo ex post, cioè dopo che il caso d'uso si è concluso.
dopo che si è concluso significa che abbiamo iniziato. Quindi, dopo che il caso 1 si è concluso, quali sono le verità che posso dire? Quali sono i fatti che posso dire per certo? Queste si dividono in garanzie minime e garanzie di successo. O meglio dire in italiano, garanzie in caso di successo, perché una garanzia di successo è una cosa diversa. Perché il caso d'uso inizia, ma non è detto che finisca bene. Può finire bene, con successo, può finire con un errore. Allora io distingo i due casi. Nel caso in cui finisca con successo, questo caso d'uso, che garanzie mi dà? Quali condizioni nuove io conosco? Quali informazioni ho? Beh, nel caso di successo ho la garanzia che l'utente avrà un biglietto con il numero di corsa richiesto. In questo caso c'è solo questa attivazione, è una cosa molto semplice. E ovviamente questa informazione del fatto che il biglietto è stato emesso con un certo numero di corse è scritta nel modello concettuale, ma questo è ovvio per noi. Tutto ciò che il sistema informativo sa è ciò che c'è nel modello concettuale. Quando diciamo che una cosa è vera, è successa, è perché il modello concettuale me lo dice. Questo è ciò che posso dire se mi dicono: guarda, questo caso d'uso è andato a buon fine, allora io posso dire: allora c'è un biglietto pronto all'uso. Se mi dicono: guarda che il caso d'uso è fallito, non è arrivato il termine, posso dire qualcosa? Secondo me qua no. Niente. Ci sono dei casi invece più diciamo dei casi d'uso più complessi, più che implicano magari dei rischi, in cui tu vuoi comunque dare delle garanzie anche se il caso d'uso dovesse fallire. Facendo l'esempio del bancomat che facciamo spesso, io ho costantemente la paura che mi sputi fuori meno soldi di quelli che ho chiesto. Tu chiedi 100 euro, lui te li sputa fuori, magari sono solo 80. Cosa fai a quel punto? Non lo so, no? Non lo so cosa potresti fare, non mi è mai successo, però diciamo che è una garanzia minima, cioè o non mi dai i soldi o me li dai giusti. No, ho certe garanzie minime per cui anche se si inceppa a metà non deve succedere che lui mi abbia tolto i soldi dal conto e non me li abbia dati in forma cartacea. Non deve succedere. Magari non mi dà i soldi, quindi l'operazione è fallita. Magari mi tritura il bancomat perché si rompe, eccetera, va bene. Ma non deve mai succedere che scali i soldi dal fondo, dal conto corrente e non mi dia il contante. Okay? Quindi ci sono dei casi d'uso più complessi in cui, ragionando sui danni che potrebbe fare il caso d'uso nel caso di fallimento, metto dei limiti a questi danni. Dico: guarda, quando tu progetti il sistema però mi devi garantire assolutamente, anche se si sfasciasse tutto, che queste cose devono essere garantite, soddisfatte. È chiaro che non sei obbligato a fornire il servizio,
non mi puoi assicurare il successo, può succedere di tutto. Che l'utente cambi idea, che l'utente sbagli, che il sistema si rompa, va bene, può succedere. Ma anche se succede qualche cosa, almeno questo me lo vuoi garantire. In questo caso non mi sembra che ci sia nulla talmente semplice, questo caso duro, o le carica o non le carica. Quindi la precondizione parla delle condizioni che controlliamo prima di attivare il caso d'uso, le garanzie parlano delle condizioni, sono sempre condizioni sul modello concettuale, che invece andiamo a verificare dopo il caso d'uso. Possiamo star certi che dopo l'esecuzione del caso d'uso sarà vero questo. Quella sotto è vera solo se il caso d'uso, se ho l'informazione che il caso d'uso si è terminato con successo. Quella sopra invece verrà in ogni caso, anche nel caso in cui si fosse fallito. È una garanzia minima. Ok? Poi c'è quest'altro campo molto opzionale, nel senso che non c'è quasi mai. Trigger. Trigger rappresenta grilletto, no? Ciò che fa scattare il caso d'uso. Un evento indipendente dall'attore primario che causa l'attivazione del caso d'uso. Vediamo come è scritto sulle slide, ma il significato è quello. Quale evento attiva, fa partire il caso d'uso? Normalmente un caso d'uso inizia perché l'utente fa qualcosa, l'utente inserisce il barcode nel fessuto. Allora, l'interazione inizia dall'utente, da un'azione dell'utente, non c'è un evento esterno che inizia, o un evento generato dal sistema o indipendente dall'utente. Allora, in quel caso non c'è trigger, non c'è attivazione. Il trigger, l'attivazione c'è quando le azioni previste dal caso d'uso sono scatenate da qualche cosa di esterno non dipendente dalla volontà o dall'azione dell'utente. Il trigger più banale di tutti è quando squilla il telefono. Quando suona il telefono non siete voi ad averlo fatto suonare, è qualcun altro che ha fatto il vostro numero. Allora lì c'è il caso d'uso telefonata ricevuta, che viene attivato non dalla vostra azione ma da un evento esterno, la chiamata. A quel punto voi la potete prendere o rifiutare, quindi il caso d'uso con successo o senza, o con fallimento, ma non siete voi che avete deciso quando attivarlo, è qualche cos'altro che ha forzato in qualche modo l'attivazione attraverso, in questo caso, uno squillo, una chiamata, una telefonata, un rumore, un segnale, una notifica che vi dice adesso devi occuparti di questo. Quindi questo è uno dei rari casi in cui l'interazione tra utente e sistema inizia dal sistema, è il telefono che squilla, mentre invece dall'altro lato della chiamata, chi fa il numero, chi telefona, non c'è un trigger, non c'è qualcosa che ha scatenato il fatto che lui facesse il numero, è lui che ha deciso di farlo. Ok, quindi nella maggior parte dei casi i casi d'uso iniziano con un desiderio dell'attore primario e quindi è lui che si approccia al sistema e comincia a fare delle cose, non c'è un trigger esterno. Però se ci fossero dei casi in cui ci sono degli eventi esterni che non corrispondono alla volontà dell'utente, cioè non sono le azioni dell'utente, qualcos'altro, le azioni del sistema o di qualcosa di collegato, suona l'allarme e quindi faccio questo, allora questo è il trigger. Il caso d'uso parte a causa dell'azione di un evento esterno. Se capita, lo indico come trigger, se invece non capita, non indico nessun trigger, o non metto proprio la voce trigger. Ok? E poi c'è il grosso. Il grosso del caso d'uso, quindi finora abbiamo descritto, no? Quando e perché viene attivato questo caso d'uso. Adesso cominciamo a dire cosa fa una volta attivato.
sappiamo che le precondizioni sono vere, l'eventuale trigger è scattato, l'utente è lì, è autenticato, riconosciuto, vuole fare quello. Ok, facciamoglielo fare. Allora, che cosa può fare l'utente interagendo con il sistema per ottenere questo risultato? La sua intention. Lo descriviamo separando due momenti. Una prima descrizione molto lineare, che chiamiamo lo scenario principale di successo, il main success scenario, che è una serie di passi numerati 1, 2, 3, 4, 5 che descrivono il percorso più semplice, più breve, più normale, più lineare per arrivare dall'inizio del caso d'uso fino alla fine, fino al soddisfacimento dell'interesse dell'utente. Ok? La strada breve e normale. E se siamo fortunati, l'utente farà quello. Se qualcosa non va secondo la strada lineare, ci saranno mille altre ramificazioni. E quel dato è sbagliato, lo devi reinserire, e il biglietto non va bene, quindi lasciamo perdere, e così via. No? Quindi, dovuti queste variazioni, queste deviazioni, o errori rilevati da parte del sistema, o a diverse scelte da parte dell'utente, cambia idea, no? Tu vai al banco, lo metti dentro e dici, ah ma no, schiaccio il nulla. Quindi lì non c'è nulla che sia rotto o non funzionava bene, sono io utente che a un certo punto ho deciso diversamente. No, è una domanda? Ah no, te la giocavi solo così. Queste variazioni le raccogliamo sotto una sezione estensioni, che ci possono essere o no, normalmente ci sono. Allora, vediamo il scenario principale nel nostro caso d'uso. Abbiamo detto, lavoriamo con un elenco numerato. Queste interazioni le descrivo partendo dal primo che interagisce col sistema e vedendo come il sistema risponde, come l'attore risponde alla risposta del sistema, come il sistema risponde alla risposta dell'attore alla risposta del sistema e così via. Una serie di scambi di informazioni. Chi fa il primo passo? Non c'è un trigger, quindi deve essere l'utente. Se ci fosse il trigger, il primo passo lo farebbe il sistema, o la parte del sistema che genera il trigger. Allora, cosa vogliamo far fare a questo utente? E qui adesso stiamo decidendo noi. Stiamo progettando come dovrà essere fatta la parte del sistema informativo che permette di attivare i biglietti. Allora, io me la immagino così, una macchinetta in cui infilo il biglietto, lui mi mostra, ok, biglietto codice standard Italy, quante corse vuoi caricare? Scelgo il numero, schiaccio conferma. A quel punto la macchinetta mi sputa indietro il biglietto programmato con le corse caricate sopra ed eventualmente una ricevuta. Me lo sono immaginato così, magari voi lo siete immaginati diversamente, in cui scelgo prima le corse e poi dopo metto il biglietto, oppure non ci sono molte altre alternative, oppure inserivate il codice del biglietto a mano, non lo so. Allora, io provo a descrivere come me lo sono immaginato. Quindi la prima cosa che faccio è il rivenditore inserisce il biglietto nel lettore. Nel lettore, la macchinetta che lo legge, insomma. Nel lettore collegato al sistema, ma è inutile scrivere cose ridondanti. A questo punto il sistema mostra il codice del biglietto
e voglio dire le corse che è possibile caricare, cioè mi fa vedere 5, 10, 15, no? Le quantità di corse che è possibile caricare, ad esempio 5, 10, 15. Quindi ho infilato il biglietto, il sistema mi dice biglietto codice 3281, è possibile caricare 5 corse, 10 corse, 15 corse. A questo punto il rivenditore seleziona il numero di corse e conferma. Dieci, conferma. È un'interazione sola scrivere 10 conferma, perché finché non ho scritto conferma i dati non vanno al sistema, sto solo giocando col mouse o col ditino. Quindi anche se ho più campi da riempire, siamo nella stessa videata. Quello che conta è quando l'invio, quando faccio la conferma, quando faccio la chiusura di quella videata lì. In quel caso passo l'informazione al sistema. Quindi se ci fosse anche più di un campo da riempire, non sono tanti passi diversi, è un passo solo. Perché un passo solo? Perché la palla sta sempre dalla parte del rivenditore. Chi ha la palla in mano? Il rivenditore, è lui che deve fare queste cose. Il sistema può fare qualcosa? No, finché il rivenditore non ha schiacciato conferma. E allora è sempre lo stesso passaggio. Vedete che è una partita di ping pong questa, o di tennis, se volete. La palla sta o di qua o di là. Comincia il rivenditore, fa un'azione, e il fare l'azione obbliga il sistema a rispondere in un certo modo. Il sistema non poteva rispondere prima che il rivenditore inserisse il biglietto, e il rivenditore, una volta che ha inserito il biglietto, non ha più nulla da fare fino a quando il sistema non risponde. Non c'è parallelismo, c'è alternanza. Salvo rarissime eccezioni che non mi riescono a venire in mente, queste frasi saranno sempre utente, sistema, utente, sistema, utente, sistema, in alternanza stretta. Non mi viene in mente un esempio in cui posso vedere due volte scritto utente di fila o due volte scritto sistema di fila. Non sarebbe più interazione, sarebbero azioni che magari il sistema fa senza interagire con l'utente, e nel caso d'uso non sono di casa. Quindi il venditore seleziona il numero di corse e conferma, a questo punto il sistema restituisce il biglietto caricato e stampa lo scontrino. Fine. Una volta che ha in mano scontrino e biglietto, il rivenditore è soddisfatto, ha raggiunto il suo obiettivo. Non li ho separati, stampa il biglietto e stampa lo scontrino, come due punti separati. Devono venire entrambi. Sarebbero due punti separati se la stampa dello scontrino fosse opzionale. Lo vuoi stampare? Sì, no? Allora a quel punto avrei dovuto separarli, perché poteva venire uno o l'altro o entrambi a seconda dei casi. Non c'è la frase il sistema carica le corse sul biglietto, perché sicuramente lo fa, la macchinetta ci scriverà qualcosa dentro il biglietto, ma è qualcosa che avviene senza l'utente, dentro la macchinetta. L'utente non lo vede, non è un'interazione, è un'attività che il sistema fa, ma non interagendo con l'utente, non coinvolgendo l'interazione con l'utente. Interagire vuol dire scambiare informazioni, e non la registro a livello di campo d'uso. Diciamo che ho scritto qua il biglietto caricato, ho caricato per ricordarmi che il biglietto nel frattempo è stato caricato, ma l'azione di caricamento vera e propria non la descrivo qui.
Qui non ci sono se. Questo è lo scenario di successo principale, quello in cui fila tutto liscio. Non ho scritto se il biglietto è valido il sistema mostra il codice. Ok? Sto descrivendo una possibile storia, un possibile svolgimento delle situazioni. Quale? Quello più fortunato. Dopo che ho descritto lo scenario più fortunato, valuto quali possono essere gli scenari alternativi, sotto la voce estensioni. Allora, all'interno delle estensioni mi chiedo, in ciascuno dei punti, potrebbe succedere qualcosa di diverso rispetto a quello che è descritto qua? E se sì, che cosa? Allora, punto 1 di solito non ha alternative. Il venditore inserisce il biglietto nel lettore. Se non lo inserisce, il caso d'uso semplicemente non parte. Però già al punto 2 possono succedere cose diverse. Può succedere qualcosa di diverso al fatto che il sistema mostri il codice del biglietto? Ad esempio il sistema può dire che il biglietto non è leggibile. Capita, no? Biglietto illeggibile. In quel caso ovviamente il processo, cioè l'interazione dovrà andare avanti in modo diverso. Quindi ho già una prima alternativa, 2A, sì, 2A. Il sistema segnala che il biglietto risulta illeggibile o danneggiato. Quindi questa è, lo chiamo 2A perché è un'alternativa al punto 2. Nel caso normale il sistema mostra il codice del biglietto, altrimenti il sistema può anche mostrare, in quel momento potrebbe anche mostrare un messaggio che dice che il biglietto è illeggibile o danneggiato. Possono succedere altre cose, sempre al punto 2, che non siano la 2 o la 2A? A me non vengono in mente. Quindi direi che queste sono le due alternative possibili. Al punto 3, ci sono alternative possibili? Allora qui lasciamo in sospeso un attimo il punto 2A, cioè cosa succede a questo punto. Dopo il punto 2A ovviamente non segue il punto 3. Ci pensiamo per un secondo cosa succede dopo. Cominciamo a vedere prima tutte le alternative, diciamo, di primo livello, e poi vediamo come queste alternative vanno a modificare l'esecuzione dell'attività. Quindi l'alternativa è il punto 3. Il rivenditore seleziona il numero di corse e conferma. Quali alternative ci sono? Può... Lui cosa ha? Ha davanti, siamo nel punto 2, l'abbiamo fatto, quindi ha davanti il codice del biglietto e tre tastoni con scritto 5, 10, 15 e poi un bottone con scritto ok. Può fare qualcosa di diverso rispetto a questo? Io gli metterei un bottone a nulla anche, no? Che dite? Quindi come 3A vorrei dare la possibilità al rivenditore di annullare l'operazione. C'è
Cioè, il fatto che in quell'interfaccia ci sia un bottone annulla lo stiamo decidendo noi adesso scrivendo questa frase. Quindi il rivenditore o conferma o annulla. Ci sono altre possibilità? Può inserire il numero sbagliato di corse? Se siamo bravi, no. Se io ho questo rivenditore non darei un'interfaccia con una casella di testo in cui lui può scrivere il numero che vuole, 17 corse. Gli darei un bottone con 5, uno con 10, uno con 15. Quindi non c'è la possibilità che lui inserisca il numero di corse sbagliato. Faccio in modo che non ci sia. Se riesco a prevenire un errore è sempre meglio che segnalarlo dopo. Quindi, pensando a un'interfaccia di questo genere, non vedo molte altre alternative, oltre al fatto di conferma uno dei dati possibili oppure annulla, chiedi di annullare. Dimmi, avete una domanda? Se l'interfaccia è fatta bene, il bottone conferma non lo lascia premere se non ha selezionato il numero di corse. Però questo qua non dovrebbe essere comunque specificato in uno dei vari passaggi. Lo specifichiamo dopo. Tipo non permettere di... Questo lo specifichiamo dopo. Qui stiamo definendo i vari passaggi. E poi dovremo costruire un'interfaccia. Dopo questo argomento di Galidulo ci preoccuperemo appunto di come specificare il comportamento e gli elementi che ci sono nell'interfaccia, che ovviamente sono collegati, no? Però noi adesso non sappiamo neanche ancora se queste interfacce sono dei tasti fisici sulla macchinetta. Potrebbe benissimo essere la macchinetta in cui inserisco il biglietto che è un tasto 5, 1, 10, 1, 15 e 1 annulla. E non c'è neanche il bottone conferma, ma il premere il 10 significa già automaticamente caricare e confermare il 10. Oppure ha uno schermo touch in cui indicare le cose. Non sappiamo ancora. Oppure ha un'app che deve aprire sul cellulare per attivare, che si collega alla macchinetta. Al momento siamo ancora aperti a tutte queste possibilità. Non dicendo che l'utente inserisce un dato sbagliato, stiamo in qualche modo obbligando noi stessi di tra 5 minuti, della settimana prossima, a progettare le interfacce che non permettono questi errori. Se poi non ci riusciremo a progettare un'interfaccia che non permette errori, torneremo indietro e modificheremo il perduto. Tutto non è finito finché non è finito tutto. E quindi io progetto una cosa in un certo modo, poi man mano che vado avanti o riesco ad andare avanti in modo coerente oppure torno indietro a rivedere delle cose che avevo dimenticato o sbagliato. Ok, l'alternativa al punto A direi che è solo questa, al punto 3 direi che è solo questa. L'alternativa al punto 4, allora, l'alternativa al punto 4 mi pongo la domanda, ho fatto 1, 2, 3 e a questo punto il sistema istituisce il biglietto, cosa potrebbe succedere di diverso a questo punto? È che la macchinetta si inceppa, credo, l'unica cosa che può fare è che si inceppa o non stampa lo scontrino oppure... Beh, direi che sono due casi abbastanza diversi però. Il caso 4A, in cui il sistema segnala, diciamo così, l'impossibilità di restituire il biglietto. Ad esempio per inceppamento. Poi c'è anche un'altra possibilità. 4B, il sistema segnala l'impossibilità di programmare il biglietto. Ad esempio per errore di comunicazione con il chip. Cioè io ho un biglietto che ho messo dentro e quando l'ho messo dentro nel punto 2 il sistema si accorge se il biglietto magari è illeggibile o danneggiato, prova a leggerci qualcosa, poi 20 secondi dopo prova a scriversi dentro il numero di corse e quello non risponde.
non riesce a scrivere, non riesce a programmarlo, il chip è rovinato per qualche motivo, non se ne è d'accordo al punto 2, se ne è d'accordo al punto 4. Capite che 4A e 4B sono diversi, perché nel caso di 4A il biglietto è perso, ma la macchinetta è inutilizzabile, si è bloccata, devo aprirla, cioè, mi fermo lì. Nel caso di 4B è meno grave, perché basta che io possa sputare questo biglietto e chiedere di inserire un altro nuovo. Quindi sono due casi diversi. Mi interessa distinguere non tanto per la causa per cui non è riuscito a programmare il biglietto, ma tanto per, più che altro per l'effetto, cioè poi devo proseguire in modo diverso. Quindi il sistema deve distinguere queste due cose. Poi c'è un'altra cosa che può succedere, che il sistema segnala l'impossibilità di stampare lo scontrino, sia per inceppamento o fine carta. E questo è un errore molto meno grave, perché comunque tu il tuo biglietto ce l'hai in mano. Quindi noi avevamo modellato, immaginato un processo molto lineare. 1, 2, 3, 4. E in realtà ci siamo accorti che da questo processo può darsi che dal punto 1 non si passi al punto 2, ma al punto 2A. Oppure può capitare 1, 2, 3A. O 1, 2, 3, 4, 4A. Scusate, 1, 2, 3, 4A. O 1, 2, 3, 4B. O 1, 2, 3, 4, 5, oltre 1, 2, 3, 4, che sarebbe il caso normale. E allora, in questi casi diversi, come devo proseguire? Allora, se capita 2A, il sistema segnala che il biglietto risulta illeggibile o danneggiato. Come si prosegue? Si ricomincia da capo. Quindi, innanzitutto possiamo aggiungere una cosa che il sistema fa e lo espelle, il biglietto, non il rivenditore. E poi torna al punto 1. A quel punto devo tornare, lui lo spelle e il rivenditore dovrà inserire un altro biglietto. Torna al punto 1, che cos'è? È il seguito del percorso che si, percorso divergente che è nato nel momento in cui c'è stato 2A. Questo lo chiamiamo 2A.1. Cosa ho fatto? Quindi si è verificato 2A, poi non passo a 3, ma ho un percorso alternativo che sarà 2A1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, che o blocca il caso d'uso oppure mi, in qualche modo mi rimanda in qualche altro punto e cerco di farmi riconvergere nello scenario principale. Cerco in qualche modo di recuperare il malfunzionamento riconducendoli allo scenario principale con qualche aggiustamento. Il rivenditore annulla l'operazione, finito. Qui non devo più fare nulla. Ah no, scusate, devo fare una cosa. Devo sputare il biglietto. Il sistema espelle il biglietto non programmato. E quindi siamo al termine
caso d'uso, finisce con un fallimento. Cioè l'obiettivo che era scritto qua vuole caricare un certo numero di corse, non è stato raggiunto. Il caso d'uso termina, non mettiamo termina, il caso d'uso termina con il fallimento. Nel caso, questo non è un passo, non c'è qualcuno che fa qualcosa, semplicemente un'etichetta per dire abbiamo finito, non si va avanti. Vedete che anche nelle sezioni io cerco sempre di mantenere l'alternativa. 1 è il rivenditore, 2A è il sistema. 2 è il sistema, 3A è il rivenditore, 3A.1 è il sistema. Sistema, rivenditore, sistema. C'è sempre questa alternanza, no? Pur nelle diramazioni. 4A, il sistema segnala l'impossibilità di restituire il biglietto, finisce lì. Non c'è nient'altro da fare, si è inceppato. Signore, vada dall'edicola che c'è all'angolo. Il sistema invece segnala l'impossibilità di programmare il biglietto, beh, questo è molto simile al punto 2A. Per cui se non lo posso programmare, il punto 4B.1 prevederà che il sistema espelle il biglietto e tutto torna al punto 1. 4B.2 torna al punto 1 e ricomincio da capo. Questo per carità è subottimale, perché se inserisco un nuovo biglietto dovrò rimettere di nuovo il numero di corse, però forse è meglio così che non tenere in memoria le corse vecchie. Sì, hai ragione. Allora, no, l'errore è qua, sistema e sistema. In realtà questa parte qua devo metterla sopra. E a questo punto torno al punto 1. Torno al punto 1, vai qui, vai là, non sono azioni, interazioni, semplicemente è numerazione, no? Qui avrei potuto chiamarlo 5 e ricopiare qua sotto le stesse cose. Per la stessa cosa che ho fatto sopra, il segnale, se il sistema, segnala che il sistema è leggibile e lo espelle, tutto insieme, perché è un'azione unica del sistema di sua iniziativa, non richiede che l'utente intervenga nel mezzo. Grazie per la segnalazione. L'ultima è quella più indolore, per cui il sistema segnala l'impossibilità di stampare lo scontrino, ce ne faremo una ragione, ed espelle il biglietto. Cosa faceva nel 4? Come l'ho chiamato? Caricato o programmato. Mi dice: guarda, lo scontrino non si può stampare, ti sputo il biglietto, però il biglietto è programmato. In questo caso il caso d'uso termina con successo o con fallimento. E chiediamoci qual era l'obiettivo. L'obiettivo era caricare un certo numero di corse su un biglietto, non era avere lo scontrino. Quindi l'obiettivo viene raggiunto. Se l'ho dichiarato così, questo obiettivo, poi devo essere coerente con me stesso. Non è che devo dire: sì, però non c'è lo scontrino. Ma l'obiettivo tuo era avere lo scontrino anche o solo il biglietto? Se il tuo obiettivo è avere il biglietto, è un successo. Se invece il tuo obiettivo era avere anche lo scontrino, andiamo a correggere qui e scriviamo ottenere il biglietto e il relativo scontrino. In questo caso non l'avevamo scritto e quindi è un modo diverso di terminare con successo. Ciò che abbiamo fatto, e poi vi lascio, si può visualizzare un po' in questo modo. Io ho l'obiettivo da raggiungere e ho vari passi attraverso cui devo passare.
Allora, ho lo scenario principale, alcuni passi mi portano a successo, alcune sequenze di passi mi portano al fallimento. La colonna più a sinistra è il main success scenario, lo scenario principale di successo, in cui ogni passo va bene e arrivo al successo. Poi ho una serie di percorsi alternativi in cui qualcosa va bene ma qualcosa fallisce, ma riesco a recuperarlo e alla fine arrivo al successo. Oppure posso avere dei casi in cui ho dei fallimenti che in qualche modo non sono più recuperabili e il caso duro nel suo complesso fallisce. Quindi il fallimento di un singolo passaggio o l'alternativa, l'estensione su un singolo passaggio non è di per sé tragico. Alcuni errori si possono recuperare, altri no. E quindi di tutti i percorsi che sto descrivendo, alcuni termineranno con successo, altri termineranno col fallimento. Ok? Ci vediamo martedì.